Il rischio di crollo del ponte Morandi a Genova era evidente già negli anni scorsi, e ancor più lo era nel progetto di retrofitting di autostrade del 2017. Eppure il concessionario ha sottovalutato l'inequivocabile segnale di allarme, ha minimizzato o celato la gravità della situazione al Ministero delle Infrastrutture, MIT, e non ha adottato alcuna misura precauzionale a tutela dell'utenza. È quanto si legge nelle durissime conclusioni della relazione della commissione ispettiva del MIT, presieduta dall'ingegner Alfredo Principio Mortellaro, nominata dal ministro Danilo Toninelli subito dopo il crollo del 14 agosto. La relazione è stata pubblicata pochi minuti fa sul sito del MIT. Crollo Ponte Morandi, si sposano due sfollati, casa nostra è stare insieme. Nessuna valutazione di sicurezza. Nella relazione si evidenzia inoltre che la valutazione di sicurezza del viadotto Polcevera richiesta ad Autostrade per l'Italia non esiste, non essendo stata eseguita la valutazione di sicurezza del viadotto Polcevera. La commissione ha ribadito la propria richiesta il 31 agosto e ha appreso che, contrariamente a quanto affermato nella comunicazione del 23 giugno 2017 della società alla struttura di vigilanza, tale documento non esiste. Per quanto riguarda infine le funzioni consultive svolte dal Comitato Tecnico del Provveditorato, si legge, emerge, nel caso concreto, che esse non si sono potute espletare in modo compiuto a causa della omissione della segnalazione delle criticità non riportate con la dovuta evidenza negli elaborati progettuali presentati da ASPI. Genova, Ponte Morandi, le foto inedite scattate pochi minuti dopo il crollo. Ispezioni inadatte a prevenire crolli. La commissione istituita dal Ministero evidenzia anche che la procedura di controllo della sicurezza strutturale delle opere d'arte documentata da ASPI, basata sulle ispezioni, è stata in passato, ed è tuttora inadatta al fine di prevenire crolli e del tutto insufficiente per la stima della sicurezza nei confronti del collasso. Sino al 1994 sono state sostenuti prevalentemente costi strutturali. Dopodiché pare che non siano state effettuate spese strutturali sino al 2005.